Allora, cara Silvia, grazie di... Questa è la prima intervista che ci concedi, grazie. Senti, in questi giorni si sente sui giornali, ma anche c'è il tam-tam passaparola delle varie mamme, c'è un nuovo metodo di pagamento dei buoni della mensa scolastica. Ci dici qualcosa di più? Certo, stiamo facendo degli incontri mirati nei vari istituti comprensivi dove stiamo spiegando in questi giorni il funzionamento, che è molto semplice e è stato adottato per agevolare le famiglie dove questo nuovo metodo praticamente funziona così. Ognuno avrà un identificativo, un numero di telefono per il proprio figlio. Ma quello che è importante sapere è che potranno ricaricare in vari punti vendita che indicheremo, che daremo alle scuole, alle famiglie, quindi ai genitori dei bambini, potranno ricaricare come una tessera prepagata telefonica, che ormai tutti hanno un telefonino e sanno come funziona, dell'importo che vogliono per pagare i buoni pasto dei bambini. Questo perché per dare la possibilità alle famiglie, che tantissime purtroppo in questo periodo ci stanno venendo anche negli uffici di assistenza sociale, eccetera, a chiedere contributi e aiuto, di poter ricaricare dell'importo che vogliono, non più dei 75 euro del vecchio blocchetto, e i bambini la mattina andranno tranquillamente a scuola senza dover più portare il buono pasto. L'unica incombenza, diciamo, che sarà data ai genitori è quella di avvisare quando i bambini non vanno. Siccome su 100 presenze i bambini mancano 4 volte, quindi è più semplice comunicare quando non va a scuola il bambino piuttosto che quando va. Per cui la mattina il bambino va tranquillamente a scuola e gli è assicurato il pasto, perché non deve più portare il buono, quindi non c'è più il problema, non, me lo sono dimenticato, non l'ho a casa, eccetera. Solo questo. Come si fa ad avvisare che il bambino non va? C'è un numero di telefono che ogni genitore potrà memorizzare nel suo telefonino. Basta fare due squilli, è completamente gratuito. In automatico, entro le 9:30, dalle 8, dalle 18, dalle 6 della sera prima alle 9:30 del mattino dopo, c'è tempo per poter avvisare. Per cui già la sera, se il bambino sta poco bene o si è deciso di non portarlo a scuola, si può fare lo squillo. Ah, basta solo lo Funzionerà. squillo. Basta solo lo È una cosa squillo. innovativa questa qua. Non ho mai sentito da Esatto. nessuna parte. Allora, questo sistema, che è, diciamo, abbiamo fatto un'indagine di mercato, è il migliore in assoluto come sistema, diciamo, per i buoni pasto. È già da 7 anni che c'è in vari comuni. E molti altri comuni che hanno adottato sistemi simili stanno cambiando e convertendo, prendendo questo tipo di sistema. Ognuno potrà, ripeto, ricaricare dell'importo che vuole, cioè non c'è un minimo, da 1 euro a qualsiasi altro importo. E comunque lo stiamo spiegando molto bene in questi giorni ai genitori che sono entusiasti, cioè alla fine quando si spiegano le cose e si capiscono risulta tutto molto semplice, non c'è nessuna incombenza particolare, importi minimi come ho sentito in questi giorni, costi del telefono, assolutamente niente di questo. Per cui se a fine mese mancano due buoni pasto prima di avere lo stipendio, cioè ognuno potrà mettere l'importo che desidera e che ha a disposizione. Questo anche per evitare i furbetti del quartiere, che anche negli anni scorsi purtroppo ce ne sono stati molti che non portavano i buoni pasto e per cui questo si caricava di spese alla comunità. Pensa Andrea che già solo l'anno scorso abbiamo avuto 140.000 euro di buoni pasto non pagati. Allora, se famiglie hanno problemi, sanno bene a chi rivolgersi, ci sono i servizi sociali che li aiutano, eccetera, per cui possono essere aiutati in questo, ma ci sono famiglie, purtroppo ci siamo accorti che molti un po' ci Ci giocavano. marciamo. Quindi questo va a favore anche delle famiglie che hanno sempre pagato e che quindi non si vedono ricaricare altri Senti, costi scusa di se ti interrompo, mensa. ma adesso quindi, siccome si legge sui giornali in altri comuni, in altre amministrazioni, che c'è sempre questo problema. Tant'è vero c'è stato quella volta famosa, mi sembra, in provincia di Brescia, di Bergamo, che c'è stato quella persona che ha detto pago io, non è giusto che i bambini... Leggevo, se non sbaglio, che anche in un altro comune
al fatto che chi non paga il pronto pasto al bambino gli danno solo una merendina, un Panino, panino, no, una no, frutta, no. eccetera. Ecco, A Chioggia cosa succede? io voglio tranquillizzare per questo i genitori. Se succede che non si riesce a pagare perché per qualsiasi motivo non si è riusciti ad andare nella cartoleria, nella tabaccheria, insomma, gli impegni, eccetera, i bambini non saranno senza mangiare. Cioè, i bambini avranno il loro pasto tranquillamente, a meno che il genitore non faccia lo squillo e quindi Certo. non sia servito il pasto. Ma questo è la famiglia, no? Che richiede che non sia fatto. I bambini avranno sempre, in ogni caso, il loro pasto. È chiaro, se c'è un ritardo nei pagamenti, una volta che si va a ricaricare, ovviamente viene scalato il costo che non si era ancora pagato. Tutto qua, per cui c'è anche un maggior controllo, cioè, da questo punto di vista qua il sistema è assolutamente elastico e per cui ecco io voglio tranquillizzare questo, se non si riesce a ricaricare il bambino avrà sempre il loro pasto, tra l'altro se come è successo quel famoso magnate che ha pagato tutta la mensa del bambino, può anche essere che qualcuno lo paghi in maniera del tutto anonima, nell'anonimo, per cui non nessun bambino rimarrà senza pasto. E tra Benissimo. l'altro quello che voglio sottolineare, quest'anno c'è stato il nuovo bando, insomma, per l'assegnazione della mensa alla ditta, dove io voglio anche rassicurare questi genitori, le clausole più importanti erano sulla qualità dei pasti dei bambini. I pasti da quest'anno, il menù cambierà ogni mese. Perché? Perché la qualità deve essere adeguata a un tipo di mercato biologico, per cui cambia ogni mese, perché ogni mese cambiano la frutta, cambiano i prodotti e quindi tutta frutta fresca, prodotti freschi e biologici e altamente controllati. Quindi anche da questo punto di vista abbiamo voluto che la qualità dei servizi sia l'ottimale per le famiglie, cioè una famiglia che lascia solo il bambino a scuola a mangiare deve essere sicuro che mangia bene e che mangia. Grazie Silvia. Prego. Ciao.